Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Nonostante siamo ancora alla quinta giornata di campionato, in eccellenza c'è chi già ha preso il largo: l'Agropoli ed un Irpina, il Cervinara. La squadra di Pasquale Iuliano ha confermato l'avvio dello scorso campionato, non ha perso neanche una gara, ne ha vinte tre e ha portato a casa solo un pareggio. Anche se priva di Pepe e Cioffi, si conferma la miglior difesa del campionato, avendo subito solo due reti. Adesso tocca perfezionare l'attacco, uno dei meno prolifici del girone, messi a segno finora solo 5 reti, 3 da Zerillo, 1 da Befi ed 1 da Colarusso. Lo scorso campionato, invece, la vigilia della quinta, il Cervinara aveva già il miglior attacco, con ben 9 gol all'attivo, con i tre tenori, Befi, Russolillo e Colarusso, posizionati al primo posto nella classifica marcatori, con 3 gol a ciascuno. Durante il pre-season non tutti si sarebbero aspettati un inizio così sprintoso da parte dei Cervi, che sono proiettati a migliorare lo score dello scorso campionato. Una missione difficile, dato che migliorare i risultati della scorsa stagione equivarrebbe a salire in maniera diretta in D. Ma il calcio è strano e spesso per avere successo, oltre ai punti, serve anche tanta passione. A Cervinara c'è?